don't want to be afraid. Ciao a tutti, allora parlo veloce perché altrimenti il video viene troppo lungo. In questo video voglio farvi vedere come faccio io a fare il burro cacao. Otterrete un burro cacao idratante, ristrutturante per le labbra, buonissimo, quindi fatto con prodotti naturali e tutto quanto. Ringraziamo Carlita Dolce perché è da lei che io ho imparato a fare tutto questo. E quindi ecco, vi mostro. Allora, per fare il burro cacao io andrò ad utilizzare il burro di karité. Questo qui è quello di Aromazon. Comunque vi lascio i link dei siti nel box informazioni qui sotto, dovete premere mostra altro. Burro di cacao, vitamina E, tocoferol, un po' di olio, alcune gocce di olio di jojoba e la cera d'api. Allora, c'è da dire che comunque io andrò ad utilizzare tutti questi ingredienti, però per fare un burro cacao base, un burro cacao comunque semplice, che comunque funziona benissimo, ve ne bastano solamente due ingredienti. Vi serve solamente una parte di burro e una parte di cera. Allora, partiamo col dire che in uno stick di burro cacao normalmente ci stanno 5 grammi di prodotto, quindi 5 millilitri, perché comunque un millilitro è uguale a un grammo, più o meno. E quindi la somma tra burro di karité, cioè tra parte di burri e tra le parti delle cere, e la parte delle cere dovrà darvi 5 grammi. Quindi per fare il burro di cacao base, 3 grammi di burro, 3 grammi di cera. Ovviamente, se voi ad esempio come me avete sia burro di cacao che burro di cocco, potete andare a mettere 2 grammi di karité e 1 di cocco. L'importante, 2 grammi di karité e 1 di cocco, quindi siamo a 3, e il restante lo mettete di cera. Se ad esempio voi avete il burro di mango, che ad esempio ce l'ho anch'io, potete andare a mettere un grammo di karité, un grammo di cacao, un grammo di mango, quindi siamo a 3, e 2 di cera. Ricordatevi che la parte della cera è molto importante perché dà la forma al burro cacao, quindi più cera andate a mettere, più il vostro cacao sarà comunque duro. Il burro va sì a dare la forma, però comunque il burro lo lascia più morbido. Quindi ad esempio voi, se volete un burro che comunque sia molto solido, potete anche andare a mettere 4 grammi di cera d'api e 1 di burro. Ricordatevi però che il burro idrata di più. Quindi qui il gioco, cioè il discorso è molto soggettivo, perché voi potete andare a fare il vostro burro di cacao come volete, in base alle vostre esigenze. Io ne ho sperimentati tanti, e questa diciamo che è la dose, è la proporzione che preferisco, perché comunque a me interessa molto che ci sia la parte del burro, quindi dei burri, che quindi vada ad idratare bene le labbra. Io quindi di solito metto 3 grammi della parte di burro e 2 delle cere. Poi è vero, siamo già a 5. Di solito comunque i contenitori di burro cacao sono anche 5, 5 e mezzo, 6, quindi possiamo andare ad aggiungere anche 3 gocce di olio, quindi ad idratare ancora ulteriormente. Io vi consiglio, se avete l'olio di jojoba, utilizzate quello di jojoba, che è un olio molto leggero, altrimenti potete utilizzare un olio di riso, che anche quello è molto leggero, 3 gocce, non di più, perché altrimenti il vostro burro si squaglierà e diventerà molto, molto oleoso, troppo. Poi io ad esempio vado a metterci anche 3 gocce di vitamina E pura e qualche goccia di essenza alla vaniglia, e mi raccomando, non utilizzate quelli per gli ambienti, devono essere estratti vegetali che si possono utilizzare anche per i dolci, infatti anche gli aromi per i dolci vanno bene. Ricordatevi sempre che comunque potete personalizzarlo, e che comunque l'insieme degli ingredienti, la somma di tutti gli ingredienti, deve dare 5,5 grammi. Per chi non avesse la bilancina, fate conto che un cucchiaino, fate conto che mezzo cucchiaino piccolo di solito è mezzo grammo, quindi un grammo ad esempio di burro è un cucchiaino piccolo, un cucchiaino normale ma non pieno, un cucchiaino insomma abbastanza normale. Comunque dopo vi lascerò bene tutte le informazioni sotto. Ecco qui, ho pesato proprio quant'è un grammo di burro, e guardate, eccolo qui, è proprio pochissimo, vedete?
Proprio poco, poco, poco. Io ad esempio utilizzo quella bilancina, comunque voi se non avete la bilancina andate a cucchiaini, dopo ovviamente anche se vi dovesse venirvi mezzo grammo in più, mezzo grammo in meno, vabbè, insomma dopo vi regolate, la ricetta si può cambiare insomma, un po' in base alle vostre esigenze, non c'è una regola ben fissa. Vi lascio al video, ciao! Quindi, 1 grammo di burro di cacao. E lo andiamo a mettere nel nostro bicchierino. Poi andiamo a mettere 2 grammi di burro di karité, 1 grammo di cera d'api, andiamo a mettere, prendiamo il nostro bicchierino e lo mettiamo a bagnomaria. Mettete la fiamma bassa e aspettate che si sciolga. Continuate a mescolare bene finché si sarà sciolto tutto. Anche i più piccoli pezzettini di cera devono sciogliersi, quindi si continua a mescolare, mescolare, mescolare. Piano piano. Cosa importante che vi volevo dire, se voleste fare comunque un burro cacao colorato, è proprio in questo momento che dovreste andare a mettere il colorante in polvere, quindi un colorante in polvere o comunque un colorante per alimenti, però ne basterà una puntina. Andiamo ad aggiungere anche 3 gocce di tocoferolo. Andiamo ad aggiungere adesso anche qualche goccia di olio di jojoba, 4 gocce saranno proprio sufficienti. 3-4 gocce di olio di jojoba, insomma dell'olio che preferite. Continuiamo bene a mescolare tutto e poi adesso che tutto si è sciolto possiamo andare a tirarlo fuori dalla pentola. Continuando sempre a mescolare, adesso possiamo andare a correggere il nostro burro cacao con qualche olio essenziale o con qualche profumazione tipo come ad esempio quella alla vaniglia per i dolci o all'arancio, insomma quella che avete a casa, quelle alimentari vanno benissimo. Io ad esempio ho anche comunque l'olio essenziale di vaniglia, eccolo qui, di Aromazon, e ne metto qualche goccia, ne metto proprio 2 gocce. Anzi, ne metto una e mezza, via. A posto. Andiamo a mescolare, deve sciogliersi tutto quanto molto bene. Ecco qui. Continuo a mescolare sempre. Mi raccomando, mescolare molto bene. Poi adesso vado a prendere il mio vasetto di un vecchio burro cacao Labello e vado a versarlo dentro. Piano piano. Adesso io prendo un attimo l'imbuto perché altrimenti mi brucio. Qui ora metto la macchinetta qua. Con l'imbuttino piccolo che ho io vado a versare dentro. Comunque voi stando un po' attenti potete tranquillamente versarlo anche dal bicchiere. Il discorso è che io adesso ci do anche un'ultima mescolata. Devo tenere la telecamera e quindi non riesco a versarlo. E piano piano andiamo a versare, in poche parole, il nostro burro cacao fuso.
Eccolo lì. Bene. Adesso il nostro burro cacao, eccolo qui, ecco qua è uscito per di sotto, nella parte sotto, lo lasciamo per un giorno intero e domani avremo il nostro burro cacao pronto e vi farò vedere. Eccomi qui con il burro cacao. Quello di fianco invece, questo è uno vecchio che avevo già fatto, comunque ancora buono. E questo qui invece è un balsamo per le labbra, di cui vi farò la ricetta. E niente, ricordatevi, beh, vi metto tutte le dosi nel box qui sotto, oppure lo metterò durante il video. E ricordatevi solamente che principalmente per fare il burro cacao vi serve il burro di karité e la cera d'apice. Tutti gli altri non sono necessari, se li avete bene, altrimenti non succede niente. Per cui niente, fatemi sapere come siete trovate, lasciatemi dei consigli, dei commenti, anche solo un saluto, mi fa molto piacere e vi mando un bacione. Ciao!